Il problema delle Noghere, l'autorità portuale acquista l'area ex Coop. Sì, non solo quella, abbiamo comprato l'area ex Coop, abbiamo comprato l'area Edison, abbiamo comprato l'area di proprietà del Cosilag, quindi insomma l'area Coop sono 230.000 metri quadri, le altre due sono circa 130.000, quindi abbiamo scritto circa 350.000, ma sono 360.000 metri quadri che compriamo. Si risolve, insomma, intanto si comprano, poi dopo sul risolvere è chiaro che adesso va fatta una pianificazione, prima di tutto una pianificazione di massima, perché quelle sono aree che vanno integrate dal punto di vista viabilistico, che vanno integrate tra di loro e con l'esterno, e quindi questo è, diciamo, l'altro compito. E poi, soprattutto, anzi, l'area Cosilag è un'area che va sottoposta a bonifica o a messa in sicurezza, adesso vedremo con gli esperti, e quindi queste sono le cose che sono già pianificate, previste, sono in corso d'opera e sono anche finanziate. Perfetto. L'autorità di sistema portuale acquista nuovi terreni, un modo anche per attrarre imprese. No, il sistema del Friuli Venezia Giulia che sta prepotentemente crescendo. Oggi si concluderanno 2 giorni di eventi importantissimi sulla piazza di Trieste, in Porto Vecchio, eventi che hanno come denominatore comune l'economia. La nostra regione è cresciuta, gli indicatori sono tutti assolutamente positivi, ben sopra la media nazionale. Insomma, è un plauso per questa iniziativa perché dopo 30 anni abbiamo di fatto dato speranza, vita a un'importante area industriale, quindi si parla di attrazione investimenti, beh, queste sono delle operazioni che vanno in questo senso, ma il Friuli Venezia Giulia si sta adoperando per un tanto a 360 gradi. Quest'area abbiamo superato la fase commissariale dell'Ausacorno, altri importantissimi ettari che verranno messi a disposizione del sistema produttivo della nostra regione.